quanto riguarda l'Ilca, la difficoltà è rappresentata soprattutto dal numero di imbarcazioni che sfiora le 400 barche, quindi organizzare una regata con 400 barche che prevedono praticamente una presenza di persone di circa 700-800 persone in un determinato luogo non è assolutamente una cosa semplice. Nisida, così come abbiamo visto nelle precedenti edizioni, offre uno spettacolo ancora più grande in un posto dove gli spazi a disposizione ci permettono di far divertire i ragazzi e di farli divertire in un ambiente che è grande, spazioso, dove veramente regatare è un piacere. Siamo qui con il CONI ad assistere alla presentazione di queste importantissime manifestazioni del mondo della vela che si inseriscono in un contesto di grandi manifestazioni di cui il CONI sta seguendo l'attuazione in vista della candidatura di Napoli capitale dello sport 2026. È una squadra tutti insieme per correre questo trofeo, per coinvolgere i giovani in questo trofeo, ma per avvicinare i giovani al mare. Il mare è il nostro ambiente, ma il mare non soltanto come sport, ma come rispetto del mare, rispetto ambientale. Come vedete qui sullo sfondo abbiamo Nave Palinuro, che è un nostro messaggero, il nostro ambasciatore della Marina. Ha fatto una campagna in Mediterraneo con gli allievi del Morosini e ha portato questo messaggio, proprio il messaggio della salvaguardia del mare, delle attività marinaresche sul mare. Io direi che non ci sono parole, perché di fronte a tanta bellezza, questa nave splendida, questa natura bellissima, questo isolotto di Nisida e poi quelle vele bellissime che stanno lì con tutti i ragazzi da tutta Italia, penso che le immagini parlano da sole. Che dire, lo sport è bello, è bello il luogo, è bella questa nave, è bella l'amicizia che lega tutti questi ragazzi che vengono da tutta Italia. Per noi la vela è parte portante dell'elica del nostro DNA. La vela insegna tutto questo, insegna a confrontarsi, insegna a vivere insieme, insegna a rispettare gli altri e insegna soprattutto a rispettare la natura con il giusto timore. Non esiste marinaio spavaldo, non esiste marinaio arrogante, non esiste marinaio che voglia prevaricare gli altri. Il mare è una grande scuola di vita ed è per questo che noi spingiamo sulla vela. In questi appuntamenti rafforzare la presenza di questi simboli significa dare il meglio del significato dello sport velico. D'altronde per la Marina la vela è un importante momento formativo e la federazione con i circoli valorizza al meglio questa sinergia istituzionale. Sicuramente per un territorio come Napoli questi grandi appuntamenti non solo rafforzano quelle che sono le candidature per capitale dello sport 2026, ma anche per attrarre altri eventi, ma sono anche un importante segnale per i giovani, perché la vela è anche uno sport giovanile e l'impegno della federazione è quello di farlo crescere proprio tra le nuove generazioni, come scuola di vita, come esempio formativo per tutti. Sempre meglio, si può fare. È vero, però.